Oggi parliamo un po' di nani e per l'esattezza parliamo di Thorin. Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di parlare di Thorin, ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Ma adesso torniamo nel mondo tolkieniano. E quindi vedremo le principali differenze di Thorin nel film e nel libro e cosa possiamo apprendere da questo personaggio. Nel film lo vediamo che si trova a Brea quando Gandalf si avvicina a lui e lo invita a prendere in considerazione l'idea di uccidere Smaug e liberare Erebor per tornare a farla essere governata dai nani e quindi evitare che magari Sauron, una volta risorto, potesse prendere come alleato Smaug. Ma nel libro non è andata proprio così. Gandalf sì, stava cercando Thorin perché era guidato da questo suo timore che Smaug potesse allearsi con Sauron, ma nel libro è stato Thorin ad avvicinarsi a Gandalf alla locanda del Puledro Impennato, perché già in cuor suo covava il suo desiderio di riuscire a liberare Erebor da Smaug, e quindi è stato principalmente il suo desiderio di rivivere come nei tempi antichi che ha fatto sì che i due si incontrassero e ha fatto sì che Thorin andasse principalmente da Gandalf. Nel film inoltre è Thorin a sconfiggere Azog, anche se poi scopriamo che non è del tutto morto, cosa che invece nel libro, ovvero ci viene detto nelle appendici del Signore degli Anelli, scopriamo che è Dane ad ucciderlo per vendicare la morte di Nain, suo cugino. Quindi nel libro vediamo che il rancore di Bolg è legato sì alla battaglia di Moria e alla perdita di suo padre, ma è generalizzato a tutti i nani che hanno preso parte a quella battaglia. Quindi è un rancore generico. E quindi nel film ha molto più senso averlo reso così, ora che ci penso, vedere che è Thorin ad affrontare Azog a Moria e viene mutilato da Thorin anziché da un altro nano. E quindi ha molto più senso il fatto di vederlo che cerca di ucciderlo in tutti i modi. E fin lì, vabbè, ci sta adesso che ci penso. Però comunque sono sempre del parere che Azog potevano lasciarlo bello che morto e fare che Bolg piuttosto vendica il padre. Anche se magari lasciano che è stato Thorin ad uccidere Azog e quindi Bolg cerca vendetta nei confronti di Thorin, piuttosto che, vabbè, questo ne ho già discusso nel video sull'Hobbit, che se vuoi lo trovi qua. Premessa che nel film è caratterizzato molto bene, anche grazie all'aiuto delle scelte estetiche che hanno fatto, e che quindi tutti i nani hanno una loro precisa identità e non sono distinti soltanto dal colore di un cappuccio. Devo dire che una principale differenza che ho notato sta nel fatto che nel film l'hanno reso molto più lamentoso e scorbutico, mentre nel libro sì, è lamentoso, però comunque risulta essere educato, dato dal fatto che è molto più altezzoso e molto più regale. Nel film invece è molto più scontroso, molto più bulbero, si inalbera molto più facilmente, basta soltanto vedere quando incontra Thranduil, che risulta essere molto più scontroso, molto più rabbioso, tant'è che lo insulta pure, cosa che nel libro non avviene minimamente, anzi è molto educato e molto stanco dal viaggio e non è così tanto maleducato. E quindi diciamo che nel film si intuisce già all'inizio che magari col il trascorrere delle vicende qualcosa in Thorin cambierà, e non in meglio e non subito. Quindi ci lascia già intendere che magari il suo cuore è annebbiato dalla vendetta e dal rancore
e da tutte le sofferenze che ha vissuto. E quindi magari l'hanno rappresentato in questo modo, legandosi alle sofferenze del suo passato, a ciò che ha provato, a tutte le cose brutte che gli sono successe, sia a lui che al suo popolo, e principalmente al rancore e alla vendetta che covava dentro di sé, legato appunto alle disgrazie che sono capitate al popolo di Durin. Ma una grossa differenza che ho constatato è che nel film Thorin impazzisce praticamente subito. Appena Bilbo varca quella dannata porta segreta, Thorin impazzisce, il suo cervello si annebbia, influenzato dalla malattia del drago. E sembra anche che tutto questo sia collegato principalmente all'Archengemma, piuttosto che a tutto l'oro in generale. Mentre nel libro questa sua pazzia, l'effetto della malattia del drago, lo si vede con il passare dei giorni. Non impazzisce così da un momento all'altro, ma anzi lo si nota di più, lo si nota principalmente quando Bard e Thranduil sono davanti alla soglia di Erebor e pretendono di ricevere dell'oro in cambio per ricostruire la città di Dale e riuscire a riparare i danni che il drago ha causato agli uomini. Ed è in quel momento preciso lì che vediamo la malattia del drago che ha il suo effetto. Ma una scena molto bella del film che ho apprezzato tantissimo e che non vi è nel libro è il modo in cui Thorin rinsavisce, quelle sue immagini mentali in cui viene sopraffatto dall'oro, che ci fa capire che se lui continua ad essere ossessionato dall'oro non fa altro che soccombere, venirne sopraffatto e inghiottito. E ovviamente la principale differenza legata a Thorin sta appunto nella scelta di introdurre Azog nel film, e quindi mi riferisco alla sua dipartita, perché nel film lo vediamo che dopo uno scontro epico tra lui e Azog i due si uccidono a vicenda e periscono. Mentre nel libro, dopo essere rinsavito, decide di unirsi alla battaglia dei cinque eserciti per aiutare i suoi compagni e quindi decide di affrontare Bolg e le sue guardie, e in quel momento viene ferito mortalmente, e allo stesso tempo però anche Kili e Fili periscono in modo diverso, perché nel libro periscono per proteggere il loro zio, mentre nel film sappiamo tutti come finisce, come muoiono. E diciamo che nel libro muoiono in modo molto più eroico, legato proprio al loro amore per il loro zio, piuttosto che a una... Devo commentare? Diciamo che era una scelta molto stupida mandarli lì in avanscoperta, quando, cioè, passami il termine, è molto più triste, perché è legato principalmente al voler rappresentare lo scontro epico tra Thorin e Azog, un po'. Mentre nel libro non assistiamo proprio alla scena in cui viene ferito, ma veniamo a sapere successivamente assieme al Bilbo, quando ci comunicano la notizia che Thorin è stato ferito mortalmente. E poi abbiamo la scena dello scambio di battute tra i due nell'accampamento. Però devo dire che entrambe le scene, sia quella del libro che quella del film, sono entrambe strazianti e bellissime, mi piacciono tantissimo. E analizzando i personaggi di Thorin, sembra quasi che la sua dipartita sia una specie di punizione per la sua eccessiva avidità e il suo cuore colmo di vendetta e rancore. Perché comunque sappiamo che Tolkien vedeva l'avidità, la sete di potere e di dominio e soprattutto la vendetta come qualcosa di molto negativo. Quindi non mi stupirei che la sua morte sia principalmente legata a questo, per farci capire ancora una volta che la vendetta e la sete di potere e l'avidità non portano comunque a nulla di buono, ma che anzi possono portare soltanto a cose negative e a cose brutte, fino all'estrema morte, se proprio vogliamo. Anche perché comunque c'è da ricordare che il libro dello Hobbit è destinato ai bambini e non ci si aspetta in un libro di questo calibro che uno dei principali protagonisti
viene a mancare, ma anzi ci si aspetta che dopo tante sofferenze riesca a ritornare nel suo regno e a governare come ha sempre desiderato. Ma ciò non avviene, proprio appunto perché per il professore l'avidità e il dominio e la vendetta e il rancore portano soltanto a disgrazie e a robe negative. Quindi il professore ci sta comunicando ancora una volta che bisogna essere molto umili, ma abbandonare ogni avidità e ogni sete di dominio per accontentarsi di qualcosa di molto più semplice, proprio come ci fa capire con le battute che Thorin rivolge a Bilbo prima di morire. E con Thorin è tutto, spero che il video ti sia piaciuto, spero io di essere stata chiara. Fammi sapere la tua opinione riguardo a questo personaggio, se hai altro da aggiungere lascia un commento sotto perché sono molto curiosa di sapere la tua opinione, perché è molto bello avere un confronto di idee. E ti ringrazio di cuore di supportare il canale vedendo questo video, o se vuoi condividerlo lasciando un like o un commento o iscrivendoti. Davvero ti ringrazio tanto di cuore per il supporto, ti abbraccio calorosamente. E ovviamente ringrazio di cuore e do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, benvenuti Melin nel clan, vi abbraccio forte 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 e ringrazio anche i miei Melin di Radio Ebrea e di Sentieri Tolkieniani che sostengono il canale, supportano il canale, che se non li conosci trovi il link in descrizione. E con oggi è tutto, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica e un po' nanica giornata. Ciao Melin!